Si è tenuto a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, il Quattro Ruote Day, consueto appuntamento annuale organizzato dall'editoriale Domus. Tema di quest'anno è stato il futuro dell'auto in Italia. Alla tavola rotonda è intervenuto anche il presidente di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, che durante il suo speech ha colto l'occasione per lanciare la nuova campagna di Fiat, che sarà presto on air inizialmente sul web. Ci sarà sempre un pezzo d'Italia in ogni Fiat che andrà in giro per il mondo, quindi ci sarà sempre un po' di Fiat in ognuno di noi. Forse esistono persone che non ne hanno mai avuto una. Probabilmente esistono persone che non la compreranno mai. Magari alcuni di questi non l'hanno neanche mai guidata. O addirittura non ci sono neanche mai saliti. Ma c'è stata, c'è e sempre ci sarà un po' di Fiat in ognuno di noi. Abbiamo usato già internamente, ma se non è In air non lo so, ma la useremo viralmente di sicuro. Io non so se abbiamo sbagliato noi una comunicazione, non siamo stati bravi a rispondere a una comunicazione molto, molto più efficace da altri. È lo stesso. Il vero e proprio problema è che noi siamo oggetto politico in questo paese, non lo siamo in America. Lo siamo diventati brevemente durante le elezioni americane, quelle presidenziali, abbiamo risposto, abbiamo dato comunicazione ai nostri dipendenti semplicemente per difendere l'azienda, ma è un caso veramente strano, non succede mai. Noi qua siamo diventati il football politico di tutti quanti. Abbiamo gente di fronte agli stabilimenti che non ha mai fatto una vettura in vita loro, che esprimono un'opinione sulla qualità di quello che sta per uscire dalla fabbrica. Cosa che io... è una barzelletta, ma scherziamo. Che vanno a classificare architetture e motori scelti dalla Fiat verso gli altri. Cioè la macchina sarà riconosciuta come il 4x4 dell'anno in tutti i mercati europei, la gente viene a dire che la macchina non è alla pari di... Ma che scherziamo? Cerchiamo di fare persone serie, no?